Devo essere forte per mio figlio Gaspar e Salvatore Palmigiano al TG7 ricorda la drammatica scomparsa di sua moglie Antonietta e di sua figlia Sharon, due vittime del Covid. Vaccinatevi, continua a ribadire. Pestato a sangue davanti alla sua abitazione, Carmine De Cristofaro di Perdifumo ci racconta che cosa è accaduto. Fermate questi massacri. Al San Luca, giornata di prevenzione per i tumori al collo. Fino a questa sera, visite specialistiche. Grande Gelbison, questa sera torna Super Sport 7 con ospiti, immagini e collegamenti per raccontare la 12ª giornata del campionato di Serie D. Benvenuti e ben ritrovati, nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura l'avete appena ascoltato dai nostri titoli, torniamo di occuparci di Antonietta De Lisanti e della sua piccola Sharon, due vittime del Covid. A ribadirlo questa mattina, ospite di 7 Live, il marito Salvatore Palmigiano. Continua a ribadire vaccinatevi e soprattutto tiene a precisare devo essere forte, devo andare avanti per il mio piccolo Gaspare. Ma ascoltiamolo in questa toccante intervista. Un guerriero, basta, cioè non deve essere nient'altro che quello, perché non posso piangere su un divano e far vedere a mio figlio che sto nella sofferenza. Purtroppo è la condanna della vita terrena. Salvatore Palmigiano non ha perso la speranza, ha un figlio di 2 anni che si chiama Gaspare, che non sa ancora che non rivedrà più la sua mamma e forse non si è ancora reso conto che avrebbe potuto avere una sorellina. È una guerra purtroppo, è una guerra, l'ho detto e lo dico sempre, è una guerra contro il male, contro a qualcosa che medici, scienziati ancora non sanno come muoversi, non sanno veramente come muoversi. Io ho vissuto questa cosa in prima persona. Non so come è successo, sono state milioni le vittime, centinaia di vittime che non hanno potuto vedere più i loro cari. Io ho potuto vedere Antonietta per un mese intero, un'ora al giorno, e chiedevo ai medici che cosa stava succedendo. Ad una settimana dalla tragica scomparsa di sua moglie, Gaspare trova la forza per ribadire la mia Antonietta e la mia Sharon sono state due vittime del Covid. Quello che so è che già dopo un mese e mezzo dalla, diciamo, da tutto, quando mi dissero che i polmoni collassarono, io la, credimi, l'ha già presi la mia strada, già, ma anche gli zii purtroppo, si sperava perché era giovane, questo sì, si riprenderà, ma quando prendi non da scampo. Anche lui era risultato positivo a metà agosto, non appena si è negativizzato, ha raggiunto l'ospedale di Napoli, dove la sua piccola Sharon stava lottando per la vita. Sì, mi ha salutato e se n'è andato. Ma io, il mio destino già era segnato, quindi io già me ne già quando Sharon se n'è andato, cioè, mi fu strano perché il dottore mi chiamò. E io mi dissi, dottore, io non posso venire perché ho il Covid. Ma vostra figlia, non sappiamo se ce la fa. Stiamo parlando di 5 giorni prima che io uscissi fuori dal Covid. Sharon ha durato per 5 giorni che sono andato a trovarla. Mi ha salutato, basta. Cioè, è stata una cosa, non lo so. Mi ha aspettato, sì. Mi ha aspettato, credimi. Ma io quel giorno, io andai a chiedere, poi arrivai al padiglione 6 e andai a chiedere i dottori nel centro Covid e dissero che fortunatamente quel giorno aveva risposto bene alle terapie, nel senso che le infezioni si stavano abbassando. Questo è l'unica cosa che non riusciamo a capire, ma neanche i dottori volevano che si riprendesse. Infatti le analisi dell'ultimo emogas, che era il giorno che mi dissero che i polmoni sono collassati, andava bene, quindi poi dopodiché non si è capito più. Tutto quello che ho, ribadisce, sono un ristoratore, lo devo ad Antonietta. Continuo a lavorare per lei e per il nostro Gaspare. Mi nutro di lei, ho foto ovunque ed è lei che continua a dirmi di andare avanti. Lo faccio, devo farlo. Antonietta resta l'unico grande amore della mia vita. Mio figlio deve abbracciare gli amichetti, deve stare in compagnia perché gli è stato strappato l'amore della sua vita, quindi
Questo voglio, che finisca tutto presto. Beh, una più ampia intervista con Salvatore Palmigiano la potrete riascoltare, la potete riascoltare in 7 Live di oggi. Ora un'altra toccante testimonianza. Ci spostiamo nel comune di Perdifume. Ai nostri microfoni parla Carmine De Cristofaro. Domenica mattina alle 6 è stato pestato a sangue dinanzi alla sua abitazione. Ma ascoltiamo i dettagli di questa notizia. E sono uscito proprio da fesso fuori, come ho messo i piedi fuori la porta, mi sono sentito una botta tremenda in testa, non sono riuscito a vedere né chi era né chi non era. Poi lui mi ha buttato per terra, mi ha riempito di botte dalla testa ai piedi, infatti mi ha spaccato tutta la testa. Picchiato a sangue davanti alla sua abitazione, la vittima Carmine De Cristofaro di Perdifumo ha denunciato personalmente l'accaduto, postando una foto sui social. Nell'immagine ha il volto che sanguina e dopo aver raccontato il grave episodio dice: "Vengano fermati questi massacri, le forze dell'ordine stanno indagando sul caso". L'aggressione è avvenuta alle 6 di domenica mattina. E lui per circa 10 minuti, un quarto d'ora, continuava a darmi botte a morire, solo che io, perché sono forte, sono duro di pelle, di ossa, di cose, non sono morto, è un miracolo che Ecco, non ma sono lei morto. dice lui, quindi ha avuto modo di capire, insomma, chi è il suo aggressore, lo ha visto, che, perché se... Magari parlo di colui per dire la persona, Sì. ma magari, mannaggia il demonio, magari l'avrei Ecco, ma perché riconosciuto. questa aggressione? Hanno tentato di derubarla? Che cosa è accaduto? Beh, che vi posso dire? Perché poi a un certo punto, io poi per terra, io ero in pigiama con ciabatte, per terra, quando lui mi dava le botte, cercavo sempre di allontanarmi. Finché sono arrivato a prendere la strada che va fuori la campagna, che sale sulla strada, capisci? Sì. Perché poi i carabinieri sono arrivati all'ista, io sono arrivato sulla strada e ho trovato un carabiniere neanche a farlo apposta. La prima macchina che è passata era un carabiniere che andava a prendere servizio e poi lui si è interessato di tutto. Però io gli ho detto, se scendiamo io e te adesso là sotto, lì lo prendiamo perché quello è andato dentro lo sterrato, là, dentro la campagna. Lì non ci sono uscite, lì sono tutte siepi. Ha fatto appello, insomma, ad una maggiore sicurezza e ha detto: poniamo fine a questo massacro, a questi massacri. Quindi chiede più sicurezza. Sì, noi siamo quattro gatti qua sopra, non possiamo essere massacrati. Il primo che arriva ti massacra davanti alla porta cazzo, come fa a uscire questo da queste montagne qua? Bastavano due cani poliziotti, lo prendevano in 5 minuti qua dentro. Invece non c'è niente, qua siamo scordati dal Padre Eterno. Il silenzio è stato sempre così, dimenticato dal Padre Eterno, da tutti, lo Stato, il governo, siamo dimenticati. Qua non ci pensa nessuno, qua se non ti fai legge tu stesso. Ecco, ti ammazzano e non te ne accorgi, ti ammazzano e sei finito. E io fortunatamente che avevo la pelle dura, se no ero già morto. L'intervista integrale realizzata con Carmine De Cristofaro sulla nostra pagina di Facebook. Ora voltiamo decisamente pagina, ci occupiamo di altro, di una bella iniziativa, la manifestazione che si è svolta questa mattina a Vallo della Lucania presso il Parco Stella del Mattino, la festa dell'albero con la presenza dei bambini delle scuole cittadine, dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Sansone, dei carabinieri forestali del Parco Nazionale e delle volontarie dell'ENPA di Vallo. Ma vediamo. Ogni pianta, bambini, ha un nome italiano, un nome volgare o un nome latino che non vi sto a dire perché voi siete ancora piccoli per il latino. Comunque questo è un leccio, si chiama, è una quercia, appartiene alla famiglia delle querce, ma è un leccio e dà la foglia sempre verde.
Un albero per il futuro. Gran festa questa mattina presso il Parco Stella del Mattino a Vallo della Lucania. In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, il reparto Carabinieri del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha promosso, in collaborazione con l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Sansone, un'iniziativa significativa che rientra nel progetto Un albero per il futuro. L'evento è stato finalizzato alla sensibilizzazione dell'importanza degli alberi per il contenimento dei cambiamenti climatici e la conservazione ambientale. Alla manifestazione hanno preso parte i bambini delle scuole cittadine, tra cui quelli della direzione didattica Aldo Moro. L'obiettivo del progetto, hanno ribadito gli organizzatori e gli amministratori, è quello di portare a compimento un percorso condiviso e formativo che faccia sentire con le mani e il cuore l'attenzione e la cura del bene ambientale, in maniera condivisa attivamente da tutte le istituzioni coinvolte. Abbiamo invitato le scuole di Vallo della Lucania, quindi ringraziamo innanzitutto i dirigenti, sia della Pinto che dell'Aldo Moro. Ringraziamo tutti gli insegnanti e soprattutto tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa bella manifestazione. E vogliamo ringraziare anche il direttore del parco che ci ha onorato della sua presenza e i carabinieri forestali che diciamo sono stati gli artefici di questa manifestazione. Hanno donato le piante. E quindi li vogliamo ringraziare tutti. Vi proponiamo le immagini realizzate questa mattina dall'EMPA di Vallo con la presidente Noemi Lenza e la volontaria Patrizia Ruggero. Restiamo nel mondo della scuola, ci spostiamo però a Sassano e ci occupiamo dell'emergenza Covid perché in una classe sono risultati positivi 19 ragazzi. Torna la paura, vediamo. A Sassano sono state chiuse le scuole dell'infanzia e primaria dei plessi scolastici della popolosa frazione di Silla a causa di una decina di casi di positività al Covid-19 tra gli alunni. Il sindaco Domenico Rubino, con ordinanza, ha sospeso anche il servizio di refezione scolastica per tutte le scuole di ogni ordine e grado di Sassano. Attualmente sono oltre 20 i casi di positività e si teme che nelle prossime ore possano aumentare. Lo aveva già detto il sindaco Rubino ai nostri microfoni pochi giorni fa. La situazione è sotto stretto monitoraggio dalle autorità sanitarie in attesa dei risultati di altri tamponi. Il Dipartimento di Prevenzione, diretto da Rosa Dalvano, è al lavoro non solo ovviamente su Sassano, ma sull'intero Vallo di Diano, Cilento e Alburni. Domani l'amministrazione comunale di Sassano, con propri fondi, ha disposto l'effettuazione di tamponi molecolari per gli alunni delle classi prima, terza e quinta elementare del plesso scolastico della frazione di Silla. Ci è sembrato quanto mai opportuno far effettuare a tutti gli alunni i tamponi per cercare di tenere sotto controllo la situazione, ha spiegato il sindaco Rubino. E comunque non mi stancherò mai di ribadire sia l'importanza del rispetto delle regole dell'uso delle mascherine, sia che soltanto con i vaccini possiamo difenderci dal Covid. A Teggiano, restando nel Vallo di Diano, sono 22 le persone positive, 24 quelle in quarantena, lo ha comunicato l'amministrazione comunale guidata da Michele Di Candia. Si registrano purtroppo anche due decessi in provincia di Salerno legati alla pandemia, un 64enne di Bellizzi e un 83enne di Capaccio Pestum. Ed ora la sanità con l'importante iniziativa in corso oggi presso l'ospedale San Luca. Parliamo della giornata di prevenzione per i tumori al collo che vede al lavoro il dottore Giovanni Rodio, che è responsabile del reparto appunto presso il presidio ospedaliero di Vallo. Ma questa mattina ce ne siamo occupati in 7 live con un collegamento in diretta. Ascoltiamo le parole del dottore Rodio. La finalità è quella di creare e di poter avere una diagnosi precoce di questi tipi di patologie. La diagnosi precoce si è visto che in questi tipi di tumore porta una sopravvivenza dell'80-90%. Una diagnosi invece di malignità localmente avanzata dà un exitus nel 50% dei casi entro pochi anni. Ma la cosa più importante è che anche dal punto di vista terapeutico i risultati sono sempre insoddisfacenti e lasciano dei reliquati molto ma molto gravi, ecco, con cure palliative.
Ecco dottore, allora ricordiamo fino alle 19 di questa sera sarà possibile aderire a questa giornata, gli utenti troveranno lei, insomma mi consenta di salutare anche il dottore D'Arena con il quale voglio strappare l'impegno questa mattina di realizzare presto. Scusate che vi interrompo, la dottoressa Donza che è una mia preziosa collaboratrice, quindi troveranno lei per qualunque chiarimento. Noi siamo qua per chiarire, per dare informazione alla popolazione. Assolutamente sì. Allora, dottore, noi ringraziamo lei, grazie per questo collegamento, ma grazie soprattutto. Vogliamo ricordare, dottore, che al di là di questa giornata, ecco, c'è l'ospedale San Luca, c'è il vostro servizio sanitario, così come c'è naturalmente un ospedale che è a disposizione dell'utenza cilentana. Al di là di questa giornata siete sempre pronti ad assistere e a dare risposte e chiarimenti. Sì, diciamo che noi partecipiamo, quindi siamo onorati di essere inseriti a livello nazionale fra le strutture ospedaliere che hanno aderito a questa manifestazione. È chiaro che l'opera vostra, l'opera di tutti gli emittenti locali è fondamentale, ma anche io ci tengo a dire il passaparola fra le persone. Noi siamo sempre disponibili, pure quando ci sono delle liste di attese lunghe, se le persone vengono e hanno una problematica importante, trovano sempre una porta aperta per potersi confrontare e chiarire. E questo vale anche per patologie non prettamente otorino-laringoiatiche, come quando lei ha citato il dottore D'Arena, quando si tratta di patologie che riguardano l'apparato emolinfatico, tipo i linfomi oppure altri tipi di lesioni che esordiscono a livello del collo. E su questa iniziativa e su altro ascoltiamo le parole del direttore sanitario Adriano De Vita. Un'iniziativa essenziale, molto importante, perché sappiamo quanto utile è la prevenzione in tutte le patologie, ma in particolar modo per la lotta ai tumori. Oggi con questa patologia bisogna avere un atteggiamento un poco diverso, bisogna acquisire nella propria mentalità che è importante prevenire, quindi fare delle indagini preventive, perché è l'elemento che ci consente di sconfiggere definitivamente questa patologia così seria, oppure di poterla rendere cronica e quindi di poter avere una qualità di vita sicuramente migliore se poi ci cade addosso all'improvviso e bisogna operare nell'emergenza. Io ringrazio il dottore D'Arena, il dottor Odio, tutto quanto il personale, la dottoressa, il personale infermieristico, perché ha partecipato a questa giornata, quindi facendo in modo che anche il nostro ospedale come sempre possa aderire a queste iniziative che sono estremamente importanti ed utili. Ecco, quanto è importante la sensibilizzazione, la comunicazione, la prevenzione, dottore, ecco. È fondamentale, la sensibilizzazione è importantissima perché fa acquisire elementi importanti nella nostra mentalità, cioè ci fa avere un approccio diverso con quello che sono le strategie oggi in essere. Bisogna conoscerle, perché fino a poco tempo fa e anche adesso tante persone hanno paura, non vanno a fare delle indagini anche a scopo preventivo per paura di scoprire qualcosa, invece è il contrario, quindi la comunicazione è fondamentale, far entrare nella nostra mentalità che bisogna adottare delle procedure per fare in modo, ripeto, di arrivare, di affrontare un problema in maniera diversa, di affrontarlo, diciamo, su un terreno a noi favorevole. Quando si opera con la prevenzione e si scopre del qualcosa, facilmente è una battaglia che poi vinciamo. Invece, quando si è costretti ad operare nell'emergenza, non abbiamo la certezza dei risultati. Ed ora il terremoto del 1980, una drammatica pagina anche per il territorio cilentano. Ricordiamo oltre 2.900 le vittime, ma facciamo un tuffo nel passato e rivediamo queste immagini. Erano le 19.34 del 23 novembre del 1980, quando per 90 secondi la terra tremò in Campania, Basilicata e un'area limitata della Puglia. Quasi 3.000 morti, più di 8.000 feriti e 300.000 senza tetto. Sono i drammatici numeri del terremoto dell'Irpinia.
L'epicentro fu registrato tra i comuni di Teora, Castelnuovo di Conza e Conza della Campania. Un sisma spaventoso che interessò un'area di 17.000 km². Alcuni dei paesi vicini all'epicentro, tra i quali Lioni, Santomenna, Laviano e Muro Lucano, furono quasi rasi al suolo, altri gravemente danneggiati. A Balvano, paese del Potentino, mamme, papà e nonni accompagnarono bambini e ragazzi alla messa dedicata ai giovani. La meta era la chiesa madre di Santa Maria Assunta. Alle 19.30 iniziò la funzione. 4 minuti dopo, il tempo di fare il segno della croce, il pavimento iniziò a tremare sotto i piedi, sempre di più. 90 secondi di violenza inaudita, crollò il tetto e la balaustra dell'ingresso, occludendo l'ultima via di scampo. Morirono 66 persone, per lo più giovani. Nessun sopravvissuto a quella tragedia, rimasta il simbolo del terremoto. Ad aggravare la situazione fu anche il ritardo dei soccorsi arrivati in tutte le zone colpite solo 5 giorni dopo. L'inefficienza della macchina dei soccorsi fu denunciata anche dall'allora capo dello Stato, Pertini, di ritorno dall'Irpinia in un discorso in televisione. Alla scossa principale ne seguirono molte altre nelle ore e nei giorni successivi che provocarono ulteriori danni. La ricostruzione è stato poi uno dei peggiori esempi di speculazione su una tragedia. Durante gli anni si sono inseriti interessi loschi che hanno dirottato i fondi verso aree che non ne avevano diritto, moltiplicando il numero dei comuni colpiti. 339 paesi in un primo momento, che diventarono 643 in seguito ad un decreto dell'allora presidente del Consiglio Arlando Forlani nel maggio 1981, fino a raggiungere la cifra finale di 687. Ed ora nel Vallo di Diano per tornare ad occuparci di buona sanità. Un mese fa circa è stato investito lungo la strada che dallo svincolo autostradale di Padula porta a Buonabitacolo. Camminava nella parte oscura dell'arteria molto trafficata in quell'ora ed è stato colpito da un'auto in transito che nulla ha potuto fare per evitarlo. Lo hanno anche dimostrato i carabinieri della stazione di Buonabitacolo arrivati sul posto per ricostruire l'incidente. A distanza di circa 30 giorni, l'indiano ferito e rimasto in fin di vita si può considerare salvo. Fondamentale, ed è il caso di dire vitale, è stato l'intervento da parte dell'equipe medica dell'ospedale Luigi Curto di Polla, reparto di chirurgia. I dottori Ciliberti e D'Antuono, gli infermieri Ciccarone, De Luca e Marino e gli anestesisti Neimoli e Spinelli hanno effettuato un delicato intervento chirurgico sul 42enne di origine indiana che aveva riportato gravissime ferite a organi vitali, fegato e intestino soprattutto, e aveva pochissime possibilità di salvezza. Immediatamente sottoposto a intervento chirurgico, poche ore dopo l'arrivo al pronto soccorso del Curto, il 42enne è stato salvato e oggi è stata sciolta la sua prognosi. Ed ora la nostra informazione sportiva. Iniziamo subito da questa iniziativa della sezione arbitri di Agropoli, che ha organizzato un corso per arbitri di calcio. Le iscrizioni sono aperte fino ai primi di dicembre e possono partecipare ragazzi e ragazze dai 14 ai 20 anni. Ed è possibile il doppio tesseramento arbitro-calciatore fino al 17° anno di età. Per informazioni è possibile rivolgersi a Tommaso Francesco, a Di Tommaso Francesco, al numero 320-700-6156, ripetiamo 320-700-6156. Ecco, l'annuncio, l'invito arriva dal presidente Ilio Nicoletti. Intanto, ecco, ci sono novità per quanto riguarda la Serie D Girone I, novità che arrivano dalla Cavese. Ieri ricordiamo l'esonero di mister Ferazzoli e quest'oggi la Cavese ha annunciato l'arrivo sulla panchina di mister Troisi. La Cavese comunica infatti di aver affidato al tecnico Emanuele Troise la guida della prima squadra. Napoletano, classe 79, Troise è cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città prima di indossare le maglie di Bologna, poi tante altre squadre. Un bel curriculum dunque a disposizione della Cavese. Sarà presentato quest'oggi, martedì 23, alle ore 18 presso l'Holiday Inn di Cava dei Tirreni. Ma intanto, ecco, torniamo al match Gelbison-Cavese. Prima di darvi l'appuntamento a Super Sport 7 di questa sera, rivediamo queste immagini. Campo
gran colpo di ore di testa Gonzales, pallone battuto corto per Oliano, mette un pallone interessante verso il centro e c'è la rete, c'è Gagliardi che fa gol, 1-0. Corta adesso Oliano, la conclusione dalla distanza, e gol! E c'è la rete! Oliano! E c'è il gol di Oliano! Beh, solo un anticipo di quello che sarà l'appuntamento di questa sera di Super Sport 7. Non mancate, in diretta a partire dalle ore 21 circa dai nostri studi. Ecco, aspettiamo naturalmente i vostri messaggi per interagire con i nostri ospiti in studio e in video collegamento. Intanto io mi fermo qui, sigla, poi i nostri approfondimenti.